Ciao! Senza scomodare un'icona di stile come Grace Kelly, chi non possiede un pullover di cashmere nel guardaroba? Un classico senza tempo che sicuramente in momenti di crisi è considerato quasi come un bene rifugio da custodire gelosamente e rispolverare nelle occasioni migliori. Peccato che, come sempre accade quando la domanda supera l'offerta, il prezzo della materia prima continui a salire. Secondo gli imprenditori del settore, questo aumento deriva dal fatto che anche paesi come la Cina, India e Corea, desiderosi di Made in Italy, chiedano sempre di più prodotti in questo filato. Parallelamente è aumentata anche l'offerta di cashmere cinese venduto a basso costo e non soltanto nelle grandi catene di abbigliamento. Ma come si fa allora a riconoscere un buon prodotto? La differenza, dice Pierluigi Galli del gruppo Annapurna, sta tutta nella lunghezza, lo spessore della fibra e il processo di tessitura e finissaggio che purtroppo sono pochi a realizzare in Italia. E ovviamente se non si è esperti è difficile cogliere questi aspetti. Ecco allora due suggerimenti prima di comprare un golf di cashmere. Controllate che la maglia sia ben compatta e non vuota al tatto e poi fate attenzione che il capo non sia troppo peloso, perché sicuramente quel pelo in eccesso si trasformerà in odiose palline dopo pochi utilizzi. Insomma, sempre secondo l'esperto, la conclusione è amara. Per meno di 350-400 euro non ci si può illudere di aver acquistato un cashmere che duri nel tempo. Con buona pace di chi pensa di aver fatto un grande affare comprando a molto meno.